noi ne andiamo noi. Hai provato? Prova. Arrivano. Sono tamori. Buon pomeriggio amici di Eleven Sports, benvenuti all'appuntamento della 24esima giornata della Serie A Gold. Stanno per scendere in campo la Sidea Group Junior Fasano e il Bressanone o Brixen, formazione capolista di questa Serie A. Andiamo a vedere proprio le formazioni partendo dagli ospiti che scendono in campo col numero 1 Mate Volarevic, numero 2 Riccardo Di Giulio, 6 Davide Bulzamini, 7 Gianluca Dapilan, 10 Stefano Arcieri, 11 Lucas Stricker, 17 Stanislav Kolodiuk, 18 Andri Tiballi, 19 Arde Riballi, 30 Konstantinos Mimikos, 44 Martin Sonnerer, 86 Maris Versakovsk, numero 21 Alex Wierer, capitano del Bressanone allenato dal signor Davor Ciutura. Risponde la Sidea Group Fasano con numero 1 Simone Sibiglio, 12 Alessandro Leban, 22 Daniele Vinci, 7 Filippo Giolini, 10 Carlo Sperti, 11 Davide Pugliese, 13 Davide Notarangelo, 15 Leonardo Boggia, 19 Pablo Cantore, 23 Gelko Bearevic, 27 Dario Petroschi, 44 Eric Osling, 69 Raffaello Corcione, 95 Alvin Jörstam, 14 il capitano Flavio Messina, allenatore Vito Fovio. Proprio in questi istanti si sta schierando la compagine bianca-azzurra, dirigono l'incontro i signori Marcello Carrino e Stefano Pellegrino con il commissario federale, il signor Pierluigi Boscia. Qui al mio fianco c'è Leo De Santis in cabina di commento. Buon pomeriggio Leo. Buon pomeriggio Antonio, buon pomeriggio a tutti i telespettatori. Che partita sarà questa? Beh, sicuramente si giocava a capolista, quindi sarà sicuramente difficile superarli. Sono sicuramente una squadra rodata, sicuramente non sarà facile. Sì, il Fasano che viene dalla sconfitta abbastanza dura rimediata a Conversano in settimana nel turno infrasettimanale. La decima di ritorno, turno che appunto ha visto la Junior soccombere con il punteggio di 31-22, frutto di un secondo tempo abbastanza deleterio per la compagine alleata da Vito Fovio. Per il Bolzano invece pareggio contro il per il Bressanone pareggio a Bolzano, 25 pari, con il Brixen che ha un punto dal matematico primo posto al termine di questo girone di ritorno, quindi della regular season. Junior che invece era scivolata al quarto posto, ora con il Conversano penalizzato di 7 punti è tornata terza, ma in ogni caso in attesa dei canonici ricorsi si attende solamente di poter concludere tra le prime quattro per finire nei playoff. Leo, un campionato questo abbastanza duro con tante squadre che stanno giocando il campionato, sicuramente più equilibrato di quelli scorsi. Sì, sì, quest'anno è molto, molto equilibrato, soprattutto nelle prime posizioni. Sicuramente questa sarà una partita molto difficile, speriamo che Fasano riesca
si è riuscito a recuperare anche energie mentali dopo la sconfitta del derby in settimana. Niente, vediamo come va, sicuramente sarà equilibrato. La Junior inizierà in attacco in questo primo tempo, schierata con Davide Pugliese, Davide Notarangelo, Eric Osling, Armiglio Stan, Filippo Agiolini e Pablo Cantore, andando dall'estra verso sinistra dell'attacco, tre pali Alessandro Levan. Risponde il Bressanone con Volarevic, poi abbiamo, intanto inizia il match. Inizia il match qui nella palestra Zizzi di Fasano. Dicevamo, nella formazione brissinese ci sono Eric Osling e poi Martin Sorerer, Kolodic al centro della difesa, poi Endrit Ibar, poi abbiamo Davide Bulzamini, poi Dapiran e tanto Pugliese va al tiro, trova la parata subito Volari, c'è poi Striker. Questa la difesa del Bressanone, ora attacca con Kolodic che lascia Striker, quindi azione subito che ha portato al tiro Davide Pugliese con Volarevic, sicuramente tre migliori portieri di questa Serie A Gold, che subito ha fatto vedere di cosa è capace chiudendo lo specchio all'ala destra biancazzurra. Andiamo ora Andrea Di Balli, che alza il braccio del passivo, Bulzamini riesce a scalare per Dapiran che porta i suoi in vantaggio. Ottimo il movimento di Bulzamini con Dapiran che è andato al tiro dall'ala battendo sul primo palo Leban, poi c'è la risposta immediata di Albin Jørstam che spiazza di fatto Volarevic. Kolodic, Striker, Bulzamini, abbiamo visto già due tipi di attacco diversi, la Junior che cerca subito la via della conclusione, il Briggs che invece opta per l'attacco lungo. Sì, stanno facendo sempre azioni manovrate in attacco con bel gol di Bulzamini. Sì, la Junior Fasano cerca di andare subito alla conclusione, abbiamo visto prima con col passaggio da Jastam a Pugliese verso l'ala che ha parato il portiere, poi adesso subito il gol di Jastam dopo neanche mezzo giro di palla. Intanto avete visto, come ha detto Leo, il gol di Bulzamini che ha sorpreso un po' Leban sul palo alla sua destra, anche se era piuttosto importante la conclusione di Bulzamini. Ora invece è fermato il primo attacco da Juno, che ora prova con Angiolini che non trova la 3x2, può attaccare il Bressanone ancora una volta con Striker, servito Kolodic, poi passaggio sbagliato per Bulzamini e può riprendere con Notarangelo la Junior. Notarangelo che prova subito il lancio per Osling che trova Volarevic, arriva non con i tre passi Osling, e dall'altra parte invece Dapiran, prima finta in elevazione, poi 3-1. Leo, qui bravo Volarevic, forse hanno avuto lo spazio Osling per fare tutto il movimento, doveva essere un po' più lesto. Sì, diciamo che Volarevic ha tu per tu, cioè, indubbiamente è molto grande, quindi già preoccupazione di spazio, insomma, è difficile da superare. Poi comunque è molto tecnico, quindi lo stavo aspettando, gli è dato incontro e gli ha occupato tutto lo spazio a disposizione. Attacca la Junior con Osling, Jørstam, Angiolini, servito Cantore che sul primo palo supera Volarevic e riporta sotto di una lunghezza la Junior. Ora Striker scambia con Bulzamini, solito cambio attacco difesa con Bearevic che entra al posto di Jørstam. Ora rallenta nuovamente l'incedere il Brixen. Vediamo Bulzamini, tira questa volta la conclusione strozzata con Levan che la neutralizza, poi servito Angiolini, Jørstam, ottima la conclusione che pizzica però la traversa e si spegne alta.
poi Bulzamini fa tutto da solo e viene ostacolato al tiro da Oesteg. Aveva parato Pearevic, ma c'è anche il fallo fischiato dai 9 metri con Hendrik Tiballi che la rimette in gioco. Ora al centro Bulzamini, esce i balli Hendrik dalla linea dei 6 metri. Striker Bulzamini para Leban che poi cerca Pugliese. Pugliese rischia il fallo in attacco, poi la virgola e la rete di Pugliese con Dapiran che invoca lo sfondo. Ai limiti questo attacco di Pugliese. Striker servito dai balli, cioè può girarsi, c'è cioè il 9 metri per il fallo subito da Hendrik Tiballi che chiamava anche un po' la difesa in aria, e quindi il 7 metri. Riparte il cronometro. Striker che chiama uno schema, un incrocio a Arjan Iballi che ora è fatti al centro, dice palla Iballi, punta sede Bulzamini, Bulzamini entra tra Notarangelo e Pugliese, para Leban, ma è ancora a possesso Bressanone perché la palla è uscita sulla linea laterale. Arjan Iballi, Striker Iballi, fallo anzi 7 metri, no. C'è un arbitro, ha indicato un arbitro, ha indicato il fallo in attacco, l'altro ha indicato il 7 metri della difesa in aria, e l'arbitro di fondo, che è quello più vicino, ha ragione lui, penso, sulla difesa in aria. Leo, sì, da qui non si riusciva a vedere benissimo, sicuramente avrà visto meglio lui, però siamo a ripeterci, Pressanone di nuovo un'azione d'attacco lunga, manovrata al limite del passivo, e alla fine è riuscito comunque a trovare l'occasione, la soluzione. Leban para il primo tiro su Striker, non il secondo, quindi nuovo vantaggio Bressanone. Bravo comunque Leban questa circostanza. Sì, è stato anche fortunato Striker che dopo la parata che è rimasta in mano la palla è riuscito a fare un secondo tentativo. Attacca ora il Fasano con Angiolini, Oesteg, Notarangelo, Jovistam. Cade Angiolini sul contatto con collo di occhio, poi non riesce Angiolini a servire Oesteg. Buona la difesa del Bressanone in questa circostanza, che ha chiuso ogni spazio e poi intercettato il passaggio al pivot, e arriva Kolodiuk poi a firmare il più due. Sono anche i 2 minuti per Filippo Angiolini, che aveva spinto al momento del tiro Kolodiuk, e questo ha causato questa espulsione per 2 minuti. Subito Petroschi in campo al posto di Angiolini, con la porta lasciata libera per restare in sé in campo. Forse si poteva evitare questa spinta, ormai era andato libero al tiro Kolodiuk. Sì, era un po' al limite, diciamo, l'ha spinto proprio nel principio del salto, quindi anche la sanzione era un po' al limite, ha voluto sanzionare magari per tenere un po' calmi gli animi dall'inizio. Irstam, Notarangelo, Oesteg, Notarangelo, Petroschi, Notarangelo, serie di incrocio Junior con Jostam, fermato da Hendrik Tiballi. Petroschi, Notarangelo, Petroschi, Notarangelo, ancora i due, cambia la palla, poi rischia la frazione di passi, poi a porta libera il gol di Dapiran. Errore brutto questo di Petroschi sotto gli occhi dell'arbitro, e quindi più 3 Bressanone. Ottimo l'inizio per la formazione altoatesina. Petroschi, Notarangelo,
Petroschi, Osling, Notarangelo, Jurstam. Finge il passaggio a Petroschi, poi serve Notarangelo che prova a inserirsi a sua volta. Ottimo ancora da Pirani insieme a Bulzamini dietro a negare lo spazio a Notarangelo. Jurstam. Petroschi, Cantore, arriva al centro, scarica Notarangelo, poi Jurstam, ancora Notarangelo, bello il servizio per Osling che non riesce a coordinarsi per il tiro. Il possesso palla è nuovamente tra le mani del Bressanone che attacca centralmente con Striker, palla che giunge all'ala Sonerer, poi arriva Kolodiuk al tiro sotto la pressione di Bearevic, non c'è fallo questa volta, si salva Fasano. Ora termina anche l'esclusione per Angiolini, quindi 7 contro 7. Jurstam, Notarangelo, Jurstam, Angiolini, fallo in attacco con Sonerer che si è spostato anche qui un po' al limite, poi bravo Notarangelo, aveva intercettato il primo pallone, poi Levan è abile sul tentativo di pallonetto di Iballi. Sulla ripartenza veloce del Bressanone, Jurstam cerca un tentativo forzato per Osling che poi esce in una seconda circostanza, c'è finalmente la rete del Fasano che si sblocca dopo qualche minuto d'impasse. È una fase confusionaria questa, Leo. Sì, è stato un minuto e mezzo di cambi di fronti, errori da una parte e dall'altra, secondo me anche errori arbitrali sia da una parte che dall'altra. Sì, sì, assolutamente. Un po' per compensare, però è finita insomma con questa bella assist di Jurstam. Intanto è stato fermato Iballi, poi la palla finisce a Hendrik Iballi che coglie in piedi il palo e può ripartire la Junior con Pugliese. Fare Angiolini per Osling e la rete di Osling in pallonetto. Bella rete di Osling, torna a meno uno la Junior dopo il palo di Hendrik Iballi pieno. Il gol di Osling, quindi più 1 Bressanone, 6-5 il vantaggio dopo 11 minuti e 20 secondi. Ancora la conclusione di Striker con il muro di Osling, si ripartirà dall'angolo con Bressanone che rimette in gioco, ancora Striker. Striker riesce a entrare facilmente e c'è il più 2, 7-5 Bressanone. Notarangelo, Pugliese, Angiolini, Jurstam. Non riesce a salire Osling, ma c'è il fallo chiamato questa volta dagli arbitri. Jurstam. Mentre Osling chiede il cambio, non è in perfette condizioni. E anche a Conversano aveva chiesto a un certo punto il cambio. Angiolini. Jurstam. Quindi c'è Corcione ora sui 6 metri. Angiolini prova a saltare a nuovo, poi scarica a Cantore. Ancora il fallo subito da Cantore, da Ardian Iballi. Si riprende Angiolini. Jurstam perde l'attimo per il tiro, si alza il braccio del passivo, poi difesa intensa di Kolodiuk su Angiolini ai limiti del giallo, della sanzione. E ora deve andare al tiro la Junior con Corcione che riceve da Angiolini da buona posizione, ma la palla viene malamente tirata alta sulla traversa. Poi dall'altra parte c'è Dapiran che riceve a sua volta. Buona l'occasione questa per Corcione che in caduta non è riuscito però a trovare la porta, Leo. Sì, ha avuto una bella palla da Angiolini sotto passivo, erano tutti usciti su di lui, era rimasto libero Corcione che in caduta probabilmente ha perso la sensibilità tra mano e palla, è andata sopra la traversa.
Ora sempre attacco ragionato del Bressanone con Striker che vede Leban reattivo più sulla parata che sulla ripartenza successiva. Angiolini spinge però centralmente, arriva fino in fondo da solo e qui c'è il 7 metri, c'è il 7 metri, anzi 9 metri per il fallo fischiato al momento del tiro. Da regolamento però i 7 metri non sarebbero stati un errore, no? Questi. Sì, no, ma erano giusti 9 metri, ma doveva fischiarli subito, aspettato sì. Qualche secondo. Sì, a quel punto sì. Si è pensato che non avesse fischiato proprio, dice poi a questi di 9 metri. Angiolini, ancora serve bene Corcione che questa volta è bravo nel girare e nel battere Striker. Poi quasi perde palla subito il Bressanone sulla rimessa rapida a centrocampo. 7-6 il punteggio, sempre con il Bressanone che conduce. Quando ci avviciniamo al primo quarto di gara, Ardia Riballi, Bulzamini, Ardia Riballi, palla per Erdi Tiballi, para Leban, bravo Leban ancora una volta. Angiolini fa tutto da solo e c'è la parata con l'aiuto del palo. Volarevic neutralizza la rete, era posizionato correttamente l'arbitro, l'avrà visto bene sì, nonostante l'urlo del pubblico sì. Era allineato con la sì. Porta, quindi ci fidiamo del suo giudizio sì. Peccato perché era una bella azione di seconda fase, in superiorità dovevano fare meglio, dovevano cercare di trasformarla. Poi Bulzamini trova il jolly dalla distanza tra le gambe dello stesso Leban e quindi si torna sull'8-6, sul più 2 per il Bressanone. Poi Angiolini, nota Rangel in qualche maniera, poi la palla cammina nell'area blu di pertinenza del portiere Volarevic, quindi possesso palla nuovamente per il Bressanone che arriva al tiro con Ardia Riballi, una mezza finta. Time out da Vito Fovio per cercare di arginare il Bressanone che è avanti sul più 3. Leo, Leban para, la Juve non sempre sta riuscendo a sfruttare quanto fatto da Leban, e poi Bressanone, squadra esperta e furba, riesce quasi sempre a centrare il bersaglio e quindi a trovarsi sul più 3. Sì, sì, stanno sfruttando tutti, il Bressanone sta sfruttando tutti gli errori del Fasano, soprattutto in fase conclusiva. Nell'ultima azione è stato bravo Striker, sia nell'ultima che in un paio precedenti, a incunearsi nella difesa sfruttando il movimento del pivot e lo spostamento del secondo difensore, lasciando un buco, una voragine, e lui entra proprio in uno spazio molto ampio e non ha problemi a concludere. Devono stare un po' più attenti forse su Striker, soprattutto quando arriva in velocità dal centro. Finisce il minuto di timeout. Vediamo Flavio Messina in campo. Petroschi, quindi qualche novità. Si rivede anche Osling. Quindi parziale di 2-0 aperto del Bressanone che dal 7-6 si è riportata sul più 3, sul 9-6 appunto, col cronometro che è ripartito con la Junior in attacco che manovra con Petroschi, Jelstam, Notarangelo, Jelstam, Osling, Notarangelo, Petroschi, Jelstam, bravo nel tiro incrociato, tiro che bacia il palo. E questo è un gran gol di Jelstam, ha tirato sul palo dove va a difendere il muro della difesa, infatti Volarevic è rimasto fermo e ha accennato un mezzo passo all'altro lato perché il suo palo è il primo, il secondo è sempre del muro. È stato Jelstam, bravo Jelstam a sorprendere, a tirare su un passo e il muro non l'ha fatto in tempo a coprire. Andiamo dall'altra parte, Ardia Riballi, Striker, limiti dei passi, Santa Pirani, porre Bulzamini fino in fondo, fermato però da Osling e Notarangelo, 9 metri.
striker Bulzamini, tiro rete di Bulzamini. Petroschi lascia subito a Pugliese, gol veloce del Fasano, 10-8. Striker Bulzamini. Sonnerer chiamato in casa, Bulzamini palleggia, Sonnerer, Striker Bulzamini, parata di Levan sul primo palo, Petroschi, passaggio per Pugliese che poi pasticcia, trova le gambe di Ardia Di Balli e trova anche in qualche maniera il possesso palla perso per un attimo. Petroschi al centro, Jörstam chiama lo schema, Jörstam pronto a entrare Arcieri al posto di Sonnerer. Jörstam palleggia davanti al muro difensivo, Messina non riesce a ricevere la sfera, poi tutti giù per terra, Striker fitta su Petroschi, conclusione 1 contro 1 con l'Eban, c'è il gol numero 11 del Bressanone. Qualche protesta per un fallo forse subito da Pippo Angiolini, poi anche Bulzamini era giù, ma gli arbitri non hanno fischiato nulla e si è arrivati all'1 contro 1 che ha fruttato il più 3 di Striker. Petroschi, serve Osling che prova una virgola fuori bersaglio, quindi ora può attaccare per il più 4. C'è stato un bell'assist, c'è stato un bell'assist di Petroschi per Osling, ha cercato la virgola, sì. Anche qui è schizzata proprio sul terreno. Come detto prima, il contatto polso palla. Bulzamini tira, trova la parata di Levan, questo solito attacco lungo ai limiti del passivo del Bressanone. Poi Petroschi, bello per Freo Messina col piede destro di richiamo. Solita spettacolare Volarevic, grande portiere Volarevic. A tu per tu, Freo Messina ha tirato un tiro sul lato, quando adesso di Volarevic, lui con le lunghe leve non ha problemi a coprire soprattutto quella zona. I tiri dovrebbero concentrarsi anche sulla parte superiore, perché sopra la testa, anche se molto alto, ma è la parte più sensibile e meno, tanto recupera che, palla che Pugliese meno a coprire. Abbiamo visto anche Versakovs in attacco, ora Pugliese fa tutto da solo e trova il gol numero 9 per Fasano. C'è da asciugare il parquet. Ottima la difesa della Junior in questa circostanza, con Pugliese che intercetta il passaggio in collaborazione con Osling. Mentre dicevamo, c'è anche Konstantinos Mimikos in campo, così come Maris Versakovs. Ha un organico costituito da 14 titolari praticamente il Bressanone, sicuramente aiuta coach Sciutura nelle rotazioni. Sì, hanno praticamente due squadre, riescono a far ricadere tutti tra virgolette titolari, perché sono tutti titolari e sono tutti così stimolati a dare il massimo e non gestirsi, perché sanno che poi in panchina entra un altro loro compagno di squadra e dà il massimo anche lui, senza far perdere di qualità la prestazione della squadra. Manovra il Bressanone con il gioco che è ripreso. Versakovs arriva praticamente addosso a Dapiran, addosso a Mimikos, poi rischia i due minuti per Arden Di Balli e li prende.
con l'arbitro che afferma di aver visto benissimo lui questo trattenere la palla. Proteste accese del Bressanone per questi due minuti attribuiti a Mimikos, che ha rallentato la ripartenza della Junior. Comunque sotto di nuovo il Bressanone, resta sul più due, può attaccare per ridurre le distanze il La Sidea Group. Jostam Petroski. Jostam sotto le gambe per Osling. Bellissimo il servizio questa volta. E grandissima palla. Hanno spostato a sinistra tutta la difesa. Osling si è messo dietro il terzo difensore. Rischia subito il passivo il Bressanone per questo lento riprendere il gioco. Ovviamente è un gioco che ci sta, visto l'inferiorità numerica della formazione altoatesina. Kolodiuk, Bulzamini, rete rapida di Bulzamini. Che brucia la difesa della Junior, che ora attacca con Jörstam. Petroski, Jörstam, c'è un fallo fischiato, poi Petroski arriva fino in fondo, sono 7 metri per la difesa in aria di Mimikos. Prima è stato Ibaldi ovviamente a subire i due minuti. Proteste ancora una volta la panchina del Bressanone per questa indicazione arbitrale. Questo è stato lo scalto Petroski a sfruttare la disattenzione alla difesa. Nuovo meno uno. Attacca il Bressanone sempre con un uomo in meno, però appena organico, avendo preferito lasciare la porta sguarnita. C'è il time out chiesto da Davor Šutura a 22 minuti e 48 secondi dall'inizio di questo match. Sicuramente divertente, Leo. Match molto divertente finora, Leo. Sì, sì, sì. Comunque molto equilibrato. Nel totale ci sono stati 23 gol, quindi molto divertente, però anche molti errori. A tu per tu col portiere, soprattutto con Molarevic, mentre Bressanone ha sbagliato un po' di tiri con qualche tiro da fuori che Leban è riuscito a bloccare. Sicuramente sarà lunga la gara. Sì, sì, quando è equilibrata poi ogni episodio può essere determinante, quindi se va avanti così ogni palla diventa quasi decisiva. Time out questo provvidenziale per Šutura, anche per riportare un po' di calma. C'era un po' di nervosismo. Arcieri quindi entra anche lui nella mischia, salutato dal pubblico fasanese che lo ha lanciato nei palcoscenici più importanti. Leo, tu c'eri ancora in quella squadra? Sì, sì, lui era un ragazzino. Ma già aveva dato insomma i segnali che di tutte le sue qualità, insomma, ha fatto vedere le sue qualità già qui. Adesso è molto cresciuto e maturato anche sportivamente.
è un giocatore completo. Vediamo ancora attacco lungo del Bressanone con Bulzamini che centra una traversa che sta ancora risuonando. Petroschi poi la recupera con anticipando anche Volarevic, si prende gli applausi della palestra Zizi. Petroschi per questo recupero è stato il più veloce. Hanno premiato sicuramente la voglia di recuperare quel pallone a tutti i costi, ha fatto uno scatto di 20 metri ed è riuscito puffandosi a recuperare il pallone. Corcione, Petroschi, Notarangelo, Dio de Stam. Prova ancora il tiro da giocatore di Bulling, visto anche contro il Bolzano, questa volta non con la stessa efficacia. Striker, Arcieri, Bulzamini che ha cambiato lato d'azione, poi non trova spazio il Bressanone che riesce però a conservare il possesso palla con la rimessa laterale con lo stesso Bulzamini a rimetterla. Tardano ad alzare il braccio del passivo gli arbitri, che si alza solamente ora in questi soliti attacchi lunghi. Poi l'errore abbastanza marchiano da parte di Valli che la passa nelle mani di Pugliese e la Juve può attaccare nuovamente per il pareggio quando siamo al 24esimo e 45 secondi, quindi a 5 minuti dal termine di questi primi 30. Petroschi, Notarangelo, Petroschi. Anche la Junior cerca l'attacco lungo, anche perché le energie iniziano a mancare. Petroschi poi prova un gioco a memoria ma sfugge proprio la palla, e Arcieri ora contro Leban, manca due occasioni per impattare e poi torna sul più 2 il Bressanone. Peccato per Petroschi perché l'idea era buona, non si aspettava l'uscita del secondo difensore, è rimasto un po' spiazzato per scansarlo, ha dovuto fare un passaggio molto alto che era, perché si è rivelato imprendibile poi per gli Astar. Rientra Angiolini, Pierstam, Notarangelo, Angiolini, difesa molto molto aggressiva quella di Kolodiuk dall'inizio del match. Notarangelo, Angiolini, fa bene la prima parte Angiolini, poi non riesce a passarla a Corcione, anche complice la buona difesa del Bressanone che ora attacca con i balli. Gliel'ha praticamente data di spalla a Corcione, sì, senza rendersi conto che il terzo difensore era andato già davanti, chiudere, sì, a chiudere lo spazio. Sì, a quel punto forse conveniva provare a trovare l'equilibrio per tirare, no Leo? Visto che ormai si era già lì. Può continuare a scalare per gli Astam che si era nel frattempo defilato a sinistra. Tanto ora il passivo, palla in attacco, bravo Corcione nel prendere lo spazio, nel chiudere. Angiolini poi in uno contro uno la schiaccia troppo, palla che pizzica la traversa e finisce alta. Buono l'attacco della Junior, la ripartenza, sfortunato Angiolini che aveva fatto tutto bene, però il tiro ha cercato troppo. Sì, ottima azione di velocità, soprattutto la parte di transizione, e al tiro purtroppo Volarevic è venuto incontro, quindi per scansarlo ha dovuto schiacciare la palla, però l'ha schiacciata un po' troppo e si è alzata e ha toccato leggermente la traversa, ma è andata alta. Il fallo ora commesso dalla Junior. Ottima parata di Leban, ancora Striker dal centro e Pugliese schiaccia però in maniera più pertinente, trova il meno uno nuovamente della Junior a 2 minuti e mezzo dalla fine di questo primo tempo.
Buona prova di Levan che sta riscattando la prestazione opaca di Conversano, dove in realtà erano stati in pochi a brillare, soprattutto nel secondo tempo della Junior. Ora arriva fino in fondo Piballi con Bearevic che si prende il fallo. Eh no, i due minuti vanno ad Angiolini. Bearevic continua a dire di averlo fatto lui il fallo, anche forse per graziare Angiolini che è già al secondo due minuti. Sì, questo è il secondo due minuti per Angiolini. I balli, diciamo che era arrivato alla conclusione già un po' scordinato dopo aver superato Bearevic. Diciamo che Angiolini l'ha solo toccato e è sembrato un fallo più cattivo di quello che è stato. Sì, in realtà non c'era proprio sembrato un fallo così evidente. Anche Arribali in realtà sembra già tornato in pieno stato di salute, di più l'impatto a terra forse che il corpo, perché effettivamente si tiene il braccio caduto al centro dell'area, mentre sempre ripartito il cronometro con 7 metri, ancora Striker contro Levan. Nella prima circostanza Levan aveva parato, poi sulla respinta Striker ha segnato. Vediamo come andrà questa seconda chance. Questa volta va direttamente fuori il tiro di Striker. È sotto di un uomo, ma può andare alla ricerca del pari la Junior Fasano. Petroschi, Notarangelo, Pugliese, Petroschi, Ierstam, Petroschi, Corcione, Ierstam, Notarangelo. Bello il movimento, poi anche il servizio per Corcione con Volarvic che ancora una volta realizza praticamente un gol per la sua squadra, negando il pari ai fasanesi, che vedono come una maledizione questo inseguimento per il pareggio. Ora a un minuto dal termine sicuramente arriverà fino in fondo il Bressanone per cercare il più 2 e rientrare con questo parziale negli spogliatoi all'interno. Però Bearic era riuscito a rubar palla forse con l'aiuto del piede, per questo c'è il fallo fischiato ancora a favore del Bressanone. Striker, Bulzamini, palla a Sonnerer, 7 metri per la difesa in aria di Petroschi. Ed è da Pirano ora che sfiderà Levan col cronometro e continua a correre. Finta di Dapiran che trova la parata di Levan, 10 secondi al termine del primo tempo. Petroschi, Pugliese va a chiudersi in un angolo, poi Petroschi trova il tiro che si spegne fuori, o meglio trova la parata di Volarevic e c'è quindi la conclusione di questo primo tempo. Quindi al termine del primo tempo il risultato è di 12-13 per il Bressanone. Quindi diamo la linea alla regia per questo intervallo e ci vediamo per il secondo tempo di Junior Fasano Bressanone.
Si avvicina la ripresa di questa gara, la Junior e il Brixen sono già in campo. Andiamo a vedere qual è il quadro completo di questa giornata numero 10 di ritorno. Anzi, 11 di ritorno. Sassari Bolzano, Conversano Campus Italia, Romagna Carpi, Merano Castelmagnago, Fondi Pressano, Rubiera Siracusa. È sotto i vostri occhi Fassano Bressanone, che è l'unica partita già iniziata, mentre quasi tutto pronto per ripartire. Classifica la vigilia che vedeva il Bressanone avanti con 42 punti, mentre riprende ora il match. Poi segue Merano con 36, Fasano 35, Sassari 33, Conversano 30 con 7 punti in meno, Bolzano e Pressano 25, Castelmagnago 23, poi via via tutte le altre, con il Rubiera che si è visto riattribuire i punti persi dopo l'episodio di Siracusa, gara che si rigiocherà tra l'altro a Siracusa a metà aprile. Intanto entriamo subito in diretta con Striker, attacca il Bressanone, prova il servizio. Prova il servizio per il pivot per Mimikos, ma c'è c'è il fallo da parte della formazione pasanese. Ora attacca ancora Fasanere, c'è ora viene fischiato il fallo in attacco con Petrovski, poi non riesce la ripartenza veloce a servire Pugliese perché è lesto Arcieri, poi Arcieri stesso non riesce a darla a Bulzamini e Pugliese stesso che la recupera e cambia poco dopo un minuto e 10 secondi. Il posto palle nuovamente nelle mani del del Fasano, che attacca con Bjørnstam. Sì, il secondo tempo sembra che sia iniziato lo stesso colpo del primo, Bressanone lungo in attacco, andando sotto passivo, e Fasano che ha buttato la prima palla in ripartenza. Tanto l'arbitro si era dimenticato di fischiare il fallo, poi viene fischiata la interruzione per asciugare il parquet.
riparte il cronometro con la Junior che continua ad attaccare. Notarangelo finalmente dopo una lunga rincorsa trova il pari. 13 pari il punteggio. Bulzamini, Stricker, ancora Stricker riceve, dopo il contatto con Notarangelo non trova la porta e può sfruttare questo momento la formazione di casa. Jerstam, Notarangelo arriva fino in fondo, fermato da Dapiran. Ostring, Notarangelo, Jerstam, Notarangelo, Pugliese non trova il, non trova la porta e può attaccare nuovamente il Bressanone con Stricker, Bulzamini, Stricker, chiude bene gli spazi la Junior in difesa, da Piran, Stricker, facendo lo stesso schema di prima, Dapiran, ancora attacco, ancora passivo che si alza, braccio del passivo che si alza con Dapiran che poi non riesce a servire l'ala. Petroschi intercetta, spinge, serve Ostling che si gira e porta avanti la Junior 14-13. Rischia anche la doppia subito il Bressanone, la ripartenza veloce e ora attacca comunque con Stricker centralmente, non trova molti spazi il Bressanone, sicuramente buona la Junior, Bulzamini costretto a trovare la lunga distanza, Leban è pronto, Petroschi poi non riesce a servire subito Flavio Messina, ci riesce in un secondo momento con Sonneler che aveva anticipato ma fallosamente a giudizio degli arbitri, e ci sono anche i due minuti per Sonnerer che ha spinto prima Messina, non è molto convinto inizialmente Sonnerer anche se poi batte 5 con Flavio Messina, a suo giudizio era arrivato prima del contatto, era sicuramente comunque pericoloso arrivare in quella maniera e sì, gli arbitri hanno visto più la questo. La sanzione è giusta ma Petroschi ha rischiato molto sì, con questo passaggio, non era proprio sicurissimo. Jerstam contro Volarevic, Volarevic con la mano sinistra dice no a Albin Jerstam e Volarevic è una sentenza come sempre, evita il più 2 fasanese. Stricker, Dapiran, Stricker, Bulzamini, Stricker, Dapiran prova a servire i balli, fermato da Petroschi. Stricker contro Ostring, Dapiran al centro, Stricker, Notarangelo lo ferma, bravissimo Notarangelo a chiudere, difesa ancora eccellente del fasano, si alza il passivo, palla all'angolo zero per Arcieri che è un fenomeno da quel punto a trovare il gol, era stato bravo Levan a chiudere ogni spazio, c'erano giusti centimetri a disposizione per quel tiro e Arcieri è stato veramente bravo. Sì, vabbè, lui poi ha delle leve che gli permettono di arrivare di con un salto, insomma, di fare 3-4 metri. Quindi si apre lo spazio solo col salto, senza avere lo spazio in realtà dalla battuta del salto. Torna avanti la Junior con Ostling servito da Jerstam che prima si era lamentato con Petroschi che poteva andare al tiro Petroschi e invece ha preferito lasciare la gara nuovamente. Mancato un po' di coraggio a Petroschi qui prima in attacco. È arrivato anche fuori mano, quindi ha visto Ostling libero e ha preferito assistere il pivot. Bulzamini
Striker, da Piran, fino in fondo da Piran, non interviene adesso la difesa della Junior, subito riparte velocemente la Junior con Teo Messina che con una magia batte Volarevic. Volarevic è sempre bravissimo, forse uno dei pochi modi è quello di anticipare il tiro anche con queste conclusioni sporche per trovare lo spazio e il tempo. Sì, bisogna un po' sorprenderlo con qualche tiro morbido, qualche tiro insomma che lui non si aspetta e che tenti di superarlo, non di potenza. Intanto c'è l'invasione di Koloduk e quindi possesso palla Junior che può attaccare nuovamente per il più 2. Petroschi, nota Rangelo, ancora Petroschi, trova il muro, poi la palla va dalle parti di nota Rangelo che è da ottima posizione, non trova la porta, sfuma una buona opportunità per Fasano. Era stato fortunato nota Rangelo, poi ha vanificato tutto. Sì, secondo me pensava di aver già segnato, si è deconcentrato al momento del tiro, era troppo facile da sbagliare. Tapiran, Ulzamini, Striker, qui Henry Tiballi si procura un fallo di 2 minuti per nota Rangelo, anche se era stato lo stesso Tiballi a trattenere prima Beharovic, quindi sull'ultima circostanza è giusta la priorità arbitrale, forse però si poteva fischiare anche un fallo in attacco precedentemente. Sarà quindi dunque 9 metri per il Bressanone che attaccherà con un uomo in più. Balli Hendrit, serve Striker, poi palla Bulzamini, da Piran, Striker, Arcieri viene fuori dall'angolo, Bulzamini, Striker, 7 metri per la difesa in area di Pugliese, ma qui c'è stato un evidente abbaglio perché Pugliese era fuori dall'area, è stato portato dentro dall'attaccante, da Striker. Sarebbe stato più forse sfondo che 7 metri, però sì, a cambio avviso secondo me era nettamente sfondo, poi lì si è chiuso e Striker avrebbe fatto bene a scalare la palla all'ala e in realtà dopo il contatto sono entrati in aria, probabilmente questo sì, ha ingannato gli altri. Sì, di certo non poteva, 7 metri per la difesa in aria è sicuramente un errore. Vediamo da Piran contro Leban. Rete di da Piran. Che provoca un po' il pubblico. Petroschi, Fremo Messina. Petroschi, Pugliese. Ierstam. Pugliese, Petroschi, Ostling, Jürstam, Petroschi, ottimo servizio per Ostling e rete di Ostling. Ottima questa azione centrale con Jürstam e Petroschi che crescono nell'intesa e liberano poi Ostling. E ora c'è da difendere questo più uno con l'uomo in meno. Bravo proprio Versakovs a fingere il passaggio, a entrare e trovare nuovamente il pari, 17 le reti per ciascuna delle due compagini qui della palestra Zizzi. Pugliese, Jürstam,
Adesso prestano la cambia difesa, hanno una 3-2-1 molto alta. Ostring, probabilmente per cercare di rubare palla, visto che la Junior è senza portiere, e ripartire subito a fare gol facili. C'è la deviazione di Dapiran sul tiro di Petros. Finisce anche Petrumerga, poi fallo su Petroschi, c'è il braccio del passivo alzato, deve andare al tiro la Junior. Jönstam, rete, bravo Ostrich a spostare la difesa, e riesce sempre a tirare, riesce sempre a tirare sfruttando la collaborazione della difesa pessarone tra muro e portiere, e riesce a sfruttare a suo favore, nel senso che tira sempre sul palo dove Volarevic pensa che arrivi il muro, e riesce sempre a superarli. Ecco un altro gol di Arcieri, che sì, prima il suo salto arriva al centro aria. Questo prima è il palo di Dapiran, poi nel proseguo dell'azione. Ora rischia di perdere palla Notarangelo, forza la conclusione, poi Jönstam, si riparte dal 18 pari con l'impressione che può tornare a attaccare per trovare il vantaggio da Dapiran. Questa volta commette fallo Petroschi. Undici minuti e 15 secondi. Chiesta anche l'interruzione del tempo per cambiare il pallone con la palestra Zizzi, che si fa sentire prepotentemente a sostegno dei biancazzurri. Vediamo nuovamente Angiolini in campo. Pugliese e Petroschi sono doloranti dopo qualche impatto con l'attacco altoatesino. Angiolini, Notarangelo, Ostrich, Notarangelo, stato anche esperti ovviamente al posto di Pugliese. Jönstam, piede di Henry Tiballi, cerca spesso questo tipo di passaggi Jönstam. Notarangelo, ed è time out chiamato da Vito Fovio. È una gara che veramente può dire ancora tantissimo, Leo. Sì, come dicevo prima, quando è equilibrata è sempre così, va avanti, speriamo che vada avanti fino alla fine, ci faccio divertire fino alla fine. Ora sicuramente Vito Fovio ha voluto chiamare time out per chiamare un'azione d'attacco e sfruttare qualcosa che magari in campo il giocatore non sono riuscito a vedere, dalla panchina magari ha un occhio più clinico. Lasciamo anche un po' di effetti audio aperti per far comprendere il calore della palestra Zizzi, che alle sue ultime uscite riparte il cronometro dopo questo primo time out del secondo tempo. Jönstam, Ostrich, Angiolini, prova il tiro Angiolini, quasi no look Volarevic, lo legge, gli nega il gol. D'altra parte palo di Versacoms, poi può spingere la Junior con Angiolini, ancora cambia direzione, serve Ostrich che aggira Henry Tiballi e Bulzamini firma il sorpasso, poi Bulzamini
prova il tiro para Levan, c'è il fallo però vistosamente subito da Bolzamini, che voleva anche una sanzione per i fasanesi. Il Bressane comunque è in difficoltà in attacco in quel secondo tempo, no? Sta cercando conclusioni sempre da fuori, solo Arcieri ha avuto vita facile perché lui riesce a sfruttare angoli morti. Sì, sì, a parte Arcieri che sfrutta angoli molto stretti, sì, a parte hanno avuto solo tiri da fuori e qualche tiro tra primo e secondo sulla fronte sinistro d'attacco. Però molto spesso ben improvvisati da Levan, a parte forse un paio di reti su 4-5 tentativi. Tutto pronto per ripartire. Striker da Piran. Striker. Versakovs con affanno per Striker, si alza il braccio del passivo, ancora Versakovs. Forzato, c'è il fallo in attacco. Levan, Angiolini. Perde l'attimo per servire Cantore. C'è Corcione, la mette in attacco per Iuri. Pronto a rimettere la palla dai 9 metri. Tielstam. Angiolini. Chiama in casa Notarangelo, poi Tielstam. Tarangelo, Angiolini. Forza la conclusione col muro efficace, può ripartire ancora il Brixen alla ricerca del pareggio. Versakovs, Bulzamini, Versakovs, sì, un attacco molto confuso la Junior, terminata con un tiro di Angiolini, ma era arrivato molto scomposto, sì, senza quasi sistema di idea in attacco. Ora attacca con due pivot senza portiere il Bressanone. Arcieri, Levan, in doppio intervento. Dice no finalmente ad Arcieri. Angiolini, Notarangelo al centro, Corcione viene fermato da Mimikos. Di Levan, perché Arcieri questa volta ha un sacco di angolo, però di tiro, la più facile per lui la parata, poi è stato molto reattivo poi a riprendere la palla che stava andando in porta inesorabilmente. Tanto servizio magico di Iostam per Cantore, che lo riprende il gioco, poi il tiro di doppio appoggio di Iostam, la deviazione del muro e poi l'acrobatica anche di Volarevic al quarto d'ora, sempre più uno junior, 19-18. Ora non si segna da qualche minuto. Sono iniziano a diventare troppi gli attacchi sbagliati alla junior per cercare un po' l'allungo. Sì, magari adesso inizia a subentrare un po' di stanchezza in fase finale di tiro, ecco, anche un altro errore, continui errore da una parte e dall'altra. Qui si addormentano un po' tutti, poi Notarangelo tira buttando la porta vuota. È la seconda volta che da Piran si gioca il doppio pivot con la porta sguardita e questa volta finisce male per il Bressanone, che insegue 20-18 con Ciutura che vediamo sotto i nostri occhi è veramente inferocito per
sì. Quanto visto precedentemente, con un po' addormentati, con gli uomini un po' addormentati. Quando non si gioca senza portiere, si deve cercare sempre di innanzitutto allungare l'attacco e poi cercare di non fare quegli errori gratuiti, quelli da, che lasciano insomma la palla in mano agli avversari e hanno poi vita facile a fare gol a porta vuota. La Junior invece deve mantenere questa intensità difensiva apprezzabile. Si ripartirà ovviamente dalla linea di metà campo. Giocano di nuovo con il settimo uomo in campo per cercare di avere un uomo in più in attacco e fare gol facile. Sì, di aprire un po' di spazi, perché avevamo detto proprio prima che fatica a trovare varchi, perché la difesa della Junior è veramente brillante in termini di intensità. Striker Bulzamini ora sfrutta questo spazio. Corcione, non si avvede la porta vuota e poi Notarangelo esalta Volarovic. Qui Corcione poteva andare lui subito al tiro, ha preso un tempo di gioco, sì. Probabilmente sì, se non, forse non si è reso conto, è arrivato comunque di corsa e di spalle, quindi si sarebbe dovuto comunque coordinare e ha preferito mettere in gioco la palla su Notarangelo. Bravissimo qui Volarevic a rientrare subito in area di porta e neutralizzare il tiro. Sì, non era stato velocissimo il bressanello nel cambio, poi Volarevic rapidissimo e Sonnerer poi dall'angolo punisce Leban, 20 pari ora il punteggio, da tutto da rifare per la Junior. Notarangelo in fondo però al 21 pari. D'altra parte Leban si procura un 7 metri per fallo di Angiolini. E andrà ancora da Piranha a cercare di trasformare questa occasione. Ancora da Piran contro Lebal. Da Piran, serie di finte. Lebal dice no, poi da Piran sulla respinta. Ed è posso saperlo ancora a Bressanone. Però lo... peccato, perché stasera tutte le ribattute da Lebal arrivano tutte in mano agli attaccanti bressinesi. Ha preso la palla da Piranha in mezzo a 4 difensori della Juve. Ancora da Piranha Striker Bulzamini. Striker si alza il braccio, il passivo Bulzamini da Piranha, palla Sonnerer, ancora Leban in gran serata stasera. Notarangelo, Angiolini, stava compiendo un altro miracolo da portiere calcistico. Stavolta però la ribattuta è andata nelle mani di Notarangelo, sì. È stato molto più freddo di prima nella precedente occasione. Sì. Ma Volavic che volava da cercare anche di neutralizzare il secondo. C'era quasi arrivato. Sì. Parata quasi calcistica, diciamo. Striker Bulzamini, sotto di due il Bressanone. Bulzamini al centro, rete, grandissima rete di Bulzamini.
poi Osling, però c'è chiamato il fallo per invasione forse di un difensore del Bressanone. Ah sì, invasione, quindi conserva in maniera abbastanza fortunosa il possesso palla la Junior, che aveva sprecato. Forse c'era un prevedimento nella panchina del Bressanone, e c'è un giallo, c'è un giallo per Ciutura che protestava probabilmente su questa invasione, su questa situazione. Devo dire la verità, non l'ho visto. Probabilmente Volarevic ha recuperato la palla fuori dalla tre in aria, è finito nella corsa dentro l'aria. Sì, Tiro Stamma Pugliese, Tiro Stamma non trova lo spazio per servire Ostrig, lo trova adesso Ostrig, poi non riesce a bloccare la sfera. Da Piran per Sonerer, che è lesto nel firmare il pareggio. Ora io stampo 10 al termine, sempre parità, 22 pari. Praticamente 10 minuti alla conclusione del match. Questa Pugliese, gran rete, bellissima questa rete di Pugliese, che ha fatto attraversato tutto l'arco difensivo il Bressanone. Per Bolzamini, doppio appoggio sulla traversa. Pugliese spinge la Junior, fallo in attacco. Arcieri, Sonerer, rete di Sonerer, con Fovio che ha qualcosa da dire a Pugliese. Poteva scalare prima di andare a impattare, no, contro il difensore. Probabilmente forte psicologicamente nel gol che aveva fatto, era andato in trance agonistica, pensava insomma che gli riuscisse tutto. In realtà il difensore è stato bravo, ha aspettato, ha preso sfondo. Pugliese, Angiolini prova a cercare Sperpi sul taglio, però non lo trova, e poi c'è la parata super di Levan su Arcieri, quindi che non c'è il controsorpasso del Bressanone. Poi Angiolini centralmente per Osling, che finisce giù. Peccato per la presentazione, Angiolini aveva dato la palla quasi a memoria per Sperti, che aveva tagliato il secondo pivot, ma non se ne è accorto, era andato a finire dietro il secondo difensore. Sì, sarebbe rimasto da solo praticamente a tu per tu con Volarevic. Non è la serata migliore di Pippo Angiolini, e rientra anche Petroschi. Osling li mette in gioco, no, Petroschi, no, Tarangelo, Tiro Stamp, no, Tarangelo, perde palla la Junior, palla a centro per Dapiran, che riporta i suoi avanti, ben servito da Bulzamini. Qui brutta palla persa da Tarangelo, che aveva cercato di servire Osling. Messina, Bearevic, Jostam, Petroschi, Tarangelo, Petroschi, Jostam,
traversa di Jostam, ma possesso palla ancora fasanese. Esce Petroschi, dolorante, rientra Giolini. E Otarangelo, gran rete questa di Otarangelo. Sì, probabilmente è più demerito della difesa, perché sì, ha tirato sopra i due terzi, che avevano le mani, le braccia basse. Volarevic non l'ha vista partire, praticamente, cioè non l'ha vista partire, l'ha vista proprio alla fine, non è riuscito ad alzare il braccio e a bloccarlo. 7 al termine, sempre 24 pari. Bulzamini, bellissimo Leban, ancora Leban. Giolini spinge, serve Notarangelo. Jostam, Notarangelo, vola Volarevic su questo tentativo di doppio appoggio. Bressanone ancora con la, sì, con il settimo uomo in campo. Striker, Bulzamini, anche se a dire la verità non è sembrato tanto proficuo. Tanto, grandissimo gol di Arcieri. Nella media delle azioni che hanno fatto in superiorità, in genere dovrebbe avere una percentuale molto più alta. Leban se la prende un po' con Pugliese e difende estremo in basso a destra. Jostam, non riesce a salire. Leban se la prende con Pugliese, perché magari non devono lasciare Arcieri libero di tirare. Lui entra anche, come abbiamo detto prima, con mezzo metro di spazio e dovrebbe proprio evitare di farlo saltare. Tanto si ferma il cronometro. Con Bulzamini che forse è caduto con lo stomaco sulla palla. Ed è dolorante. Vediamo Versakovs e Mimikos in campo da Piran. Endrit, i balli, Sonnerer, vediamo se ancora si cercherà di aprire la difesa fasanese con due pivot. Anche Arden, i balli, è chiamato anche il secondo spazzolone. Gli ultimi 5 minuti di partita, 5 minuti e 5 secondi. Con una partita così, adesso ogni palla potrebbe essere quella decisiva. Bisogna limitare al massimo gli errori, quelli facili. Para Bearevic. Sempre uomo in più, si alza il braccio del passivo. Striker altissimo, fallo subito però da Striker. Rientra Volarevic. Striker portato largo da Frau Messina, ora deve andare subito al tiro di Bressanone.
con Bulzamini che è rientrato in campo. Para Leban, era stato buono il tiro di Bulzamini, anche se poteva andare solo lì, e Leban è rimasto sul pezzo. Pierstam Ostrind, Petroski, Pierstam, Petroski, Pierstam Ostrind, Notarangelo, fino in fondo Notarangelo, subisce fallo. 9 metri, Pierstam, arriva al tiro dalla linea dei 6 metri Notarangelo, firma il pari, poi frazione di passi per il Bressanone. Osting si vola in contropiede contro Volarevic ed è nuovo più uno Fasano a 3 dal termine. Errore qui abbastanza grave da parte dell'attacco del Bressanone, frazione abbastanza vistosa. Striker ha fatto passi, è rimasto senza linea di passaggio con il suo compagno. Come dicevo prima, adesso la squadra che sbaglia meno vince, perché ogni palla, ogni azione è decisiva. Però Hosting si è tolto alla fine, Striker ha sfruttato la passione. Poi Petroski ne approfitta della porta libera e firma il controcorpaccio. 2 minuti e 20 secondi, 27-26 Fasano. Striker, ancora lì nel passivo, forse che gli aveva quasi strappato la palla di mano, è vicino al fischio interruzione per il passivo. Striker, Bulzamini ha spazio al centro, Ostring prova a fermarlo, ma Bulzamini riesce ugualmente a tirare e anche a segnare. Pierstam, Notarangelo, 1 minuto e mezzo al termine, veramente si fa molto scottante il pallone. Petroski, Pierstam, Notarangelo ha spazio al centro e qui rischia molto, rischia il rosso Iballi per questo colpo al volto di Dani Notarangelo, oltre i 7 metri, rischia rosso e blu. Infatti ci sono entrambi i cartellini pronti. È andato dritto in faccia, un'uscita molto scomposta dei balli. Oh, tizia, basta, basta. C'è il rosso alzato a Henry Tiballi che si sta sincerando nelle condizioni di Notarangelo. Intanto registriamo l'uscita di Iballi che viene accompagnato fuori dal un po' provocatoriamente. Iballi è andato a uscire dalla parte del pubblico più caldo pasanese. Saranno 1 minuto e 15 secondi
abbastanza complicato. È un clima così caldo, poteva evitare di uscire proprio dalla parte, insomma, dei tifosi più caldi. Sì, ovviamente si devono calmare le acque, se no non ce ne andiamo stasera dalla palestra Zio. Un minuto e 14 secondi, 27 pari. Sette metri con Jostam che andrà ad affrontare Volarevic. Da 15 secondi la Junior ha subito la palla per riportarsi avanti. Sì, siamo fermi da diversi minuti, animi caldi un po' ovunque tra panche e campo. Jostam contro Volarevic, la rete di Jostam, ora deve difendere questo minimo vantaggio alla formazione pasanese. Arcieri, ora hanno preso Uomo Stricker, che secondo me era l'uomo in più, ma ora è tornato, sì, tutto come era, perché Volarevic è uscito, giocano alla pari, diciamo. Time out chiamato da Davor Ciutura, che giustamente vuole sfruttare al massimo questa, al meglio, questo ultimo attacco, potenziale ultimo attacco. Cosa può preparare secondo te Ciutura in questo attacco? Non lo so, hanno chiamato sicuramente uno schema che loro conoscono bene. Un'azione, ogni squadra ha più o meno l'azione sicura, no? Diciamo lo schema sicuro, che è quello che è più rodato, che riesce meglio. Sicuramente devono stare attenti, perché volare invece non importa, e quindi anche se dovessero riuscire a pareggiare, poi comunque devono rientrare immediatamente per evitare di prendersi il gol a centrocampo. 50 secondi al termine. Stricker si alza il braccio del passivo. Stricker, oh Stricker, la porta è libera, però invoca calma la Junior. 30 i secondi al termine. Jostam, Petroschi, ora rischia la Junior il passivo, quindi deve andare per attaccare la sua porta. E c'è il time out chiamato da Fovio. 20 secondi alla fine, time out Junior. 20 lunghi secondi per la Junior, non gestita benissimo l'attacco al Bressanone. Sì, hanno probabilmente nella fuga, insomma, di arrivare a concludere in un incrocio, hanno perso palla, e purtroppo capita quando la palla comincia a scottare. Adesso vedo Fovi sicuramente sarà catechizzando i propri giocatori a cercare di non perdere palla come hanno fatto in precedenza i loro avversari, e sarà attenti probabilmente per gli ultimi 20 secondi a una difesa a uomo del Bressanone per cercare subito di rubare palla. Terminato il conciliabolo del time out,
21 secondi. Adesso sempre Salone lo permetterà, non escono a uomo, bisognerebbe fare almeno un paio di giri di palla, far passare un po' di tempo e cercare di arrivare alla conclusione proprio negli ultimi istanti di gara. Esce da Pirano un po' più alto, però resta schiacciato il Bressanone. Si alza ora il braccio del passivo Jönstam, palla a Cantore che entra dall'angolo corto e firma la vittoria della Cinea Group Junior Fasano. Un gran gol di Cantore, poi da Piran viene buttato giù da Bearevic e finisce la partita con un 9 metri, con un 7 metri a favore del Bressanone. Non è ancora finita, ci sono anche 2 minuti per Bearevic che non sconterà l'inizio della prossima partita. La Juve è riuscita a recuperare parecchie volte lo svantaggio. La partita non è ancora finita, la Piran vuole continuare a giocare anche se già c'è l'ultimo 7 metri a Bressanone, anzi 9 metri, quindi tiro franco. Andiamo da Piran che la prova prendendo in faccia anche una cosa, e anche qui si rischia qualcosa perché da Piran diciamo la finita poteva evitare, sì, deve evitare di fare questo tiro addosso al muro, a parte la finita, anche se avesse segnato, insomma la partita l'ha persa. Possiamo dire conclusa la gara qui nella palestra Zizi, 29-27 il punteggio. Junior che sarà impegnata nel prossimo turno contro Campus Italia per poi andare anche a disputare l'ultima giornata in quel di Sassari. Ringrazio Leo De Santis che mi ha accompagnato in questa diretta. Grazie Leo. Grazie a te per l'ospitalità e forza Junior. Appuntamento al prossimo incontro contro Campus Italia.